Ambiente Mazzeo a Bruxelles per la Toscana, obiettivo emissioni zero. Il presidente del Consiglio regionale alla 156esima sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni. Corecom Marco Meacci, nuovo presidente del Comitato Toscano, ex sindaco di Monte San Savino, ex presidente e amministratore delegato dell'Agenzia regionale Recupero Risorse, succede a Enzo Brogi. Eventi l'Arts Rock Fest, la decima edizione dal 7 al 9 luglio a Chiusi. Il tema della qualità dell'aria è stato al centro del dibattito della 156esima sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles e nella risoluzione votata tanti contributi arrivano proprio dalla Toscana e dal suo rappresentante, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Il presidente, ai nostri microfoni, ha definito importante il confronto tra stakeholder e poi ha approfondito il tema delle imprese green e della transizione ecologica. Importante confrontarsi con gli stakeholder che operano in Europa, perché una concorrenza effettiva consente alle imprese di competere in condizioni di parità in tutti gli stati membri, incentivandole al tempo stesso a sforzarsi costantemente di offrire il prodotto migliore, i servizi migliori al miglior prezzo possibile, il che a sua volta guida l'innovazione, guida il cambiamento, ma anche la crescita economica a lungo termine. Questo è un tema importante che sembra lontano da un cittadino, ma che in realtà tocca la vita di ciascuno di noi. In questo momento però alcune regole sugli aiuti di Stato hanno causato degli squilibri, mettendo a rischio la coesione territoriale, perché alcuni Stati possono garantire una quantità di aiuti ben maggiore, avendo leva fiscale e avvantaggiando le proprie aziende nazionali nel mercato unico, e questo non è giusto. Allora il parere va esattamente nella direzione di cercare un riequilibrio. Ecco, grazie agli stakeholder ho colto tutta una serie di spunti che metteremo a disposizione del lavoro che stiamo portando avanti al Comitato delle Regioni, con un obiettivo: offrire ai cittadini italiani, offrire ai cittadini toscani servizi migliori ad un prezzo migliore. Oggi abbiamo affrontato due questioni fondamentali per la vita dei cittadini. La prima è quella della qualità dell'aria, come noi possiamo offrire alle cittadine e ai cittadini dei nostri territori un livello di vita migliore, quali sono gli investimenti da fare, qual è la direzione da intraprendere e soprattutto come noi dobbiamo investire in tecnologie che consentono di ridurre le emissioni. E anche il secondo atto va in questa direzione, la direzione di dare risposte affinché nascano imprese green, non le imprese che inquinano tanto come sta avvenendo fino ad ora. Tutto questo deve avvenire non ricadendo sulle spalle dei cittadini, con costi che devono sostenere soprattutto le persone che soffrono di più. Oggi, entrando in aula, ho avuto modo di passare nella galleria dei presidenti e di vedere l'immagine di David Sassoli, un grande uomo delle istituzioni, che ci ha mandato un messaggio semplice: avvicinare con le sue parole il modo di lavorare l'Europa ai cittadini, e che è riuscito a lavorare nella direzione di cambiare un po' la cultura anche all'interno del Parlamento europeo e di portare tutti nella riduzione di investimenti per ridurre le disuguaglianze. Ecco, tutto questo deve tenersi insieme, tutta questa è la nostra idea d'Europa. Ed è proprio questo il tema è quello della transizione, di come noi riusciamo a tenere il presente, il futuro, tenendo però il presente, facendo in modo che quelle imprese riescano a cambiare, sostenendo finanziamenti che vanno in una direzione green, come dicevo prima. E sulla qualità dell'aria io sono contento che tanti degli spunti che troviamo nella nostra risoluzione che andremo a votare sono spunti che arrivano anche dalla nostra regione, dalla Toscana. Abbiamo appena presentato una comunicazione al Consiglio in questa direzione e tanti di quei punti che ho detto prima sono punti che prendono proprio spunto e idea dal nostro lavoro. Un tour per la Toscana per far conoscere servizi e compiti che il Comitato regionale per le comunicazioni offre gratuitamente a cittadine e cittadini,
in primis le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni. È questa la prima iniziativa che il nuovo Corecom della Toscana ha lanciato lo scorso 29 giugno nel corso di una conferenza stampa al Media Center di Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale. A lanciare il tour il nuovo presidente Marco Meacci, presentato dai presidenti di Assemblea Legislativa e Giunta Antonio Mazzeo ed Eugenio Giani. Sentiamo il neo presidente Marco Meacci. Sì, il Corecom si è insediato oggi con il nuovo comitato, il nuovo consiglio. Abbiamo già alcune idee, alcuni impegni importanti da portare avanti. Credo che sia un organismo molto importante per la comunicazione, per le istituzioni in Toscana. Veniamo da un lavoro precedente molto, molto importante, molto positivo, guidato da Enzo Proci. Noi cercheremo di portare avanti sia le cose fatte fino ad ora, che guardando al futuro. In particolar modo vogliamo portare più a conoscenza del Corecom in Toscana, vogliamo portare il Corecom in giro per la Toscana, una sorta di tour del Corecom in giro per le città della Toscana, in modo da farlo conoscere, far conoscere anche i servizi, gli strumenti che possono essere a disposizione dei cittadini e delle istituzioni. Penso per esempio a tutto il tema delle controversie telefoniche. Poi organizzeremo un'audizione generale di tutti gli operatori del mondo dell'informazione, in modo da conoscere quelle che sono le esigenze in Toscana, in modo anche da trasferirle al Consiglio regionale. E poi successivamente abbiamo anche l'idea di organizzare gli stati generali della comunicazione, dove faremo un punto complessivo di tutte quelle che sono le esigenze e le problematiche, in modo da rendere sempre più il core come uno strumento di relazione e di comunicazione complessiva con tutti gli operatori. E adesso le parole del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Il Corecom è un'istituzione fondamentale nell'ordinamento legislativo e attuativo dei principi statutari della Regione Toscana. Il Corecom ha una funzione importantissima da un punto di vista della garanzia della correttezza nell'informazione e di propulsione attiva nell'informazione. Il lavoro che aspetta l'organismo, che sarà guidato dal presidente Meacci, è quello di rimettere mano anche al sistema, diciamo, normativo con cui disciplina la propria attività il Corecom. Pensate che ad esempio nelle leggi che il Corecom oggi si trova ad avere come disciplina e attuazione del proprio operato, manca ogni riferimento alla dimensione dei social, e oggi noi sappiamo che l'informazione passa moltissimo attraverso i social e attraverso la rete internet con tutte le sue declinazioni e ciò che questo rappresenta. Quindi vi sarà un lavoro che è importante verso il Consiglio regionale di promozione e proposizione di quello che saranno le regole su cui il Corecom può svolgere la propria attività. E poi oggi che la comunicazione è tutto, non dimentichiamoci quanta attività il Corecom può svolgere proprio nel segno di una corretta informazione e di una possibilità di utilizzare quelle che sono le varie forme con cui la comunicazione mostra il volto bello delle istituzioni, a partire appunto dal Consiglio, dalla Giunta regionale. Insomma, un organismo a supporto sia dell'Assemblea legislativa sia dell'attività di giunta, che diventa fondamentale e che mi porta oggi a esprimere il buon lavoro a figure, i rappresentanti nel Corecom, che svolgono un'azione spesso magari non in prima pagina, non in proposizione di primo ruolo, ma che nella sostanza è una delle funzioni fondamentali dell'attività della Regione. Intanto un grande in bocca al lupo a tutti coloro i quali si sono resi disponibili a svolgere un incarico importante per le cittadine e i cittadini della Toscana. Il Corecom è un punto di contatto importante nella fase di conciliazione, ma anche la capacità di saper sfidare il futuro. La comunicazione cambia velocemente, tocca la vita di ciascuno di noi.
noi, e il compito del CORECOM è anche quella di saperla guidare. Consentitemi un grande ringraziamento a chi in questi anni ha guidato il CORECOM, a Enzo Brogi, per il lavoro, per l'impegno, per la dedizione e anche per come insieme a tutto il Comitato è riuscito a far crescere in questi anni come autorevolezza il CORECOM. Sono sicuro che questo lavoro verrà portato avanti con altrettanto impegno, con altrettanti risultati da chi oggi inizia questa importante attività per le cittadine e i cittadini della Toscana. Oltre a Meacci, fanno parte del comitato Carlotta Agostini, Benedetta Baldi, Bianca Maria Giocoli e Biagio De Presbiteris. Sentiamoli. Carlotta Agostini, nuovo membro del CORECOM della Regione Toscana, onorata, soddisfatta di questo incarico. Siamo già pieni di idee, soprattutto cercheremo di portare avanti le ottime idee intraprese dal vecchio comitato, in particolar modo quello del patentino digitale. Poi abbiamo appunto idea di dedicarci maggiormente anche a quelli che sono i social, perché appunto il mondo sta cambiando molto velocemente e vorremmo che il CORECOM fosse sempre più presente in questo mondo che va veloce e che cambia e far conoscere sempre di più in Toscana il CORECOM, che è un organismo importantissimo. Pronti a partire. Ringrazio anch'io di questa fiducia e di questa importante istituzione. Credo che la comunicazione oggi sia uno strumento strategico di connessione e di collegamento. È importante la percezione anche della vicinanza delle istituzioni ai cittadini, oltre che la vicinanza reale. Credo che il compito del CORECOM sia dare questa visibilità, questa percezione, fare tante cose e comunicare anche che si stanno facendo, perché è importante anche il livello di percezione se facciamo comunicazione. Quindi oggi è un momento importante, un momento come il primo giorno di scuola, c'è l'entusiasmo, ci si conosce, ognuno di noi potrà dare il contributo cercando di essere il meno autoreferenziale possibile, ma aprendosi anche a quelle che sono queste contaminazioni che vengono fuori dalla vita vera, dalle minuzie quotidiane, come raccontava il presidente Mazzeo, alle cose più importanti, perché poi impattano sulla vita delle persone, quindi sono tutte altamente importanti. Oggi è un momento importante, istituzionale, altamente simbolico. L'insediamento è un momento di grande entusiasmo, proprio perché l'outlook, insomma la prospettiva è quella che in qualche modo ci dà fiducia nel futuro. Grazie. Sono un nuovo membro del comitato CORECOM della Regione Toscana e sono onorata di questo nuovo incarico e impegno, e sicuramente appunto porteremo avanti il buon lavoro fatto dal comitato precedente, ma porteremo anche delle nostre iniziative e soprattutto penso al campo della tutela dei giovani dalla rete e io direi anche una particolare attenzione agli anziani, perché le fake news sono anche materia, insomma, che possono danneggiare i nostri anziani. Quindi questo sarà il mio impegno in questi 5 anni. Approfitto di questa occasione per ringraziare nuovamente il Consiglio per la fiducia che mi ha accordato in questa carica. Sono oltre 10 anni che mi occupo di diritto dei consumatori ed è questa l'occasione per farlo a favore di tutti quanti i cittadini toscani. Con l'insediamento ho trovato un comitato ricco di eccellenze nel mondo della comunicazione, che sono sicuro che insieme alla guida del Presidente Meacci, una macchina amministrativa davvero eccellente anche questa, riusciremo a fare un ottimo lavoro, sperando di eguagliare quello dei nostri predecessori di Brogi, come sotto la guida del presidente Brogi, che ha fatto un ottimo lavoro e per il quale ancora oggi raccogliamo i frutti. Grazie. Dal 7 al 9 luglio Chiusi vivrà 3 giorni all'insegna del rock con la 10ª edizione del Lars Rock Fest, rassegna musicale a ingresso gratuito organizzata dall'associazione Jack, gruppo Effetti Collaterali. La manifestazione è stata presentata a Palazzo del Pegaso. Si tratta di uno dei festival musicali più importanti a livello toscano, ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli.
L'Arts Rock Fest è uno tra i festival più importanti a livello toscano e il Consiglio regionale sceglie di promuovere con questa conferenza stampa un'iniziativa culturale organizzata da un'associazione del territorio fatta di giovani, un festival per i giovani e non solo, che ha trovato un grande riconoscimento nella legge speciale che il Consiglio regionale ha voluto fare con l'iniziativa legislativa che appunto portò la mia firma lo scorso anno, dove vide l'Arts Rock Festival essere uno dei primi festival a beneficiare di un sostegno importante della ripartenza post-Covid. Oggi viene confermata la valenza di una iniziativa che ovviamente ormai è diventata un riferimento non soltanto regionale ma anche nazionale e internazionale per il livello di qualità degli artisti e dei professionisti che si esibiranno in questi 3 giorni, e questo credo che sia un motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutta la Toscana. Questo è il motivo per il quale come Consiglio vogliamo promuovere, sostenere e valorizzare questa iniziativa. Il sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini, non nasconde la soddisfazione. Sarà un bellissimo fine settimana che trasformerà la nostra città. Sentiamo. Sì, un bellissimo fine settimana di una manifestazione rock che trasforma di fatto la nostra città. E sarà una bellissima edizione, tra l'altro la 10ª, che dimostra anche come le amministrazioni comunali che si sono succedute comunque hanno sempre creduto in questa attività. E c'è da fare un plauso all'associazione CEC, che di fatto è l'organizzatore e che ha la capacità di tenere unita tutta la nostra comunità, perché poi sono più di 100 ragazzi che collaboreranno di tutte le età, ed è questo proprio il segnale più bello che possiamo dare. I nostri giardini pubblici si trasformeranno con questa manifestazione, accoglieremo tanti ragazzi che verranno da tutta Italia, e questo è un vanto anche per noi in funzione del fatto che non si perde quel collegamento anche culturale. Lo dice il nome stesso, l'Arts Rock, e quindi c'è questa indicazione etrusca che rafforza proprio la nostra cultura, rafforza il nostro modo di essere, e ovviamente come amministrazione comunale non possiamo essere che orgogliosi di tutto questo. Il Arts Rock Fest è un'esperienza totale, ha detto Eleonora Billi, la presidente del gruppo Effetti Collaterali. L'Arts Rock Fest è un'esperienza totale, quindi sicuramente quello che succede sopra il palco è il momento fondamentale del nostro evento. Sono 8 le band che si susseguiranno nel palco dell'Arts Rock Fest, 8 band di cui 3 headliner, tra tutti And So I Watch You From Afar, The Knot Twist and The Brian Johnstone Massacre. Sono 3 nomi enormi per celebrare una 10ª edizione fortemente voluta. Accanto al palco, nel frattempo, Open Book, la fiera del l'editoria nelle sue forme indipendenti, tantissime attività per giovani e meno giovani, parkour, yoga, presentazioni dei libri, saranno con noi anche Varagheno, Maya De Leo, insomma un programma a tutto tondo dalle 5 del pomeriggio fino a fine concerti per accogliere tutti.